Siamo nell'area del Pincio, dove questa mattina sono iniziati i lavori di posa della sabbia, quindi Etienne, un Pincio che l'arena sta prendendo sempre più forma e dimensione. Sta prendendo forma l'arena, oggi pomeriggio inizierà a prendere forma gli accampamenti l'area del Pincio, sta già prendendo forma tutta l'area del San Michele con l'antico macellum, quindi ovviamente siamo in fermento per la preparazione di questo evento che da domani partirà con dei numeri anche importanti. Stamattina sono arrivate più di 600 balle di paglia e altre 600 ne arriveranno per chiudere il percorso domenica, circa 500 metri cubi di sabbia che verranno stesi in questo percorso con delle aziende ovviamente specializzate su questo tipo di lavorazione e quindi una città che si sta muovendo, pronti per questo evento che si preannuncia con tanto fermento. Direi di sì, c'è tanto rumore nell'aria e questo fa bene. Quant'è il manto, lo spessore, lo sai, te l'hanno detto? Sì, sì, assolutamente, rispettiamo quelle che sono le disposizioni di norma, quindi al centro c'è un minimo, quindi il punto minimo è 20 cm di sabbia pressata, ovviamente dovendo mantenere il manto livellato perfettamente, in alcuni lati arriviamo anche ai 40 cm per rispettare anche un piano che serve poi anche per le attività di questi primi giorni, ma anche i cavalli poi per correre nella giornata di domenica. Nella giornata di domenica poi l'anello verrà chiuso, anche la statale verrà interessata per il breve periodo della corsa naturalmente. Sì, sabato notte finita Baccanalia, ovviamente i vigili chiuderanno la strada che verrà subito presa inserendoci la tribuna e poi chiudendo l'anello con paglia, transenne, sabbia come previsto da tutti i piani di sicurezza per fare in modo che chiudiamo l'anello e diamo il via anche all'ultima giornata che prevede la grande parata e la corsa delle bighe.